con il rosso e con il bianco vado a fare il prosciutto.
Vediamo come realizzare un grappolo di uva. Occorrono dei fili di rame, delle perline. Andiamo ad infilare ambedue i lati del filo di rame, una perlina, e andiamo a chiudere in questo modo. Adesso coloriamo la cera per realizzare l'uva. Metteremo un pezzettino di giallo e un pezzettino minore di verde. Andremo quindi ad immergere le perline nella cera. Tante volte, fin quando abbiamo raggiunto la grandezza del chicco desiderato. Procediamo ad assemblare il grappolo in questo modo.